Ecco, e questo credo sia fondamentale. Sia Alessandro Del Piero che è in collegamento in questa puntata di Segni Particolari, che Paolo Maldini hanno avuto per diversi anni importanti della loro carriera come allenatore Carlo Ancelotti. E un'altra cosa che vi accomuna è, sono tranquillo nel dire, Del Piero, che anche lei ha conservato negli anni un ottimo ricordo dell'attuale allenatore del Milan, Carlo Ancelotti, no? Più che tranquillo, è stato una persona eccezionale sotto ogni punto di vista. Abbiamo raggiunto purtroppo successi che poi è riuscito a raggiungere Carlo con il Milan, ma abbiamo fatto due campionati strepitosi in condizioni molto particolari. Per me poi è stato in maniera particolare vicino, visto che io rientravo da un infortunio molto importante, quindi, ma lui è riuscito a creare con qualunque giocatore un rapporto speciale, superiore, e credo che sia una delle sue maggiori qualità. Quindi tanto di cappello a Carlo, e sono felice che continui a far bene, che abbia fatto bene, tranne per quella finale a Manchester, però va bene. Del Piero, io la ringrazio tanto davvero, ma faccio 3000 passi indietro e lascio che siate voi due giganti a salutarvi. Grande Alessandro, ci vediamo presto. Tu sei dove? Tanto ci incontriamo sempre in vacanza, quindi ti abbraccio veramente forte, ti seguirò sempre come amico, sicuramente. Grazie a te Paolo, un abbraccio, a presto, ciao ciao. Grazie. Alessandro Del Piero, sei un po' emozionato in questo saluto finale. No, era forse dal collegamento. Sì, certo. Duro il nostro capitano fino alla fine. senti, io so che tu, Benedetta, sai qual è il sogno di Benedetta? È quello di vedere una lacrima da parte sua domenica. Ma è normale, sarà così, perché comunque sono un uomo e vivo di emozioni, tra l'altro emozioni molto forti. Avrò tutta la mia famiglia, amici, cioè già la preparazione mi ha completamente tolto ogni forza. Spero di avere la forza di fare una buona partita, di vincere, e poi mi rilasserò assieme a tutte le persone che mi hanno voluto bene in questi anni. Sarà sicuramente un'emozione forte. Sono mica finite le sorprese, sappi. Benedetta, andiamo a vedere un attimo che cosa accomuna Paolo Maldini ad un gigante della storia del calcio. Lo chiamavano la saeta rubia, ci riferiamo a Gento del Real Madrid, che tu hai incontrato negli ultimi anni. Ho incontrato due volte, mi ricordo benissimo in un'occasione della finale di Istanbul, nella quale mi ha donato la sua maglia, e devo dire che si è dimostrato un mio grande tifoso, e devo dire che quando ricevi queste testimonianze da giocatori così grandi ti rendi conto insomma di quello che hai fatto, perché poi alla fine noi viviamo una quotidianità che ti lascia un pochino al di fuori di quello, diciamo, del tuo passato sportivo, ma quando fai un consunto, quando incontri delle persone che hanno fatto così tanto nel calcio e si dimostrano così grate a te, è una bella soddisfazione. Ecco, 8 finali di Coppa dei Campioni per Gento, 8 finali di Coppa dei Campioni / Champions League per Paolo Maldini. Direi, Benedetta, che siamo pronti a vederle in grafica. Ecco qua, ringrazio davvero Fulvio e Fabio in grafica per aver fatto stare nella stessa grafica così tante partite. Qui c'è anche un intreccio molto molto particolare, no Paolo? La terza riga, 1958, sì. Real Madrid-Milan, il leader difensivo di quel Milan era Cesare Maldini. Insomma, è uno dei tanti corsi e ricorsi, questa è la grafica di Gento e Paolo. Ecco, in una cosa ti supera lui. Quando si fanno 8 finali può succedere, per carità, sì. Lui ne vince 6, ne perde 2, sì. Nella grafica successiva vedremo Paolo che comunque ne ha fatte 8 ugualmente. Ecco, Gento tiene quell'incollatura di vantaggio perché tu ne hai vinte 5 per 7. Sì. No, certo, giocava come si vede in una squadra stratosferica. L'altra differenza credo che sia che la mia prima, diciamo, l'ho vinta nel 89 e l'ultima l'ho vinta nel 2007, quindi ho avuto la fortuna di avere sì una carriera lunga, ma anche di giocare sempre ad alti livelli. Cioè, se avessi concentrato tutto nei primi anni e avessi fatto magari negli ultimi anni poco o niente a livello di club, sarebbe stato secondo me peggio. Questo è assolutamente vero. Benedetta, iniziamo a far vedere al capitano un po' di immagini e sentire un po' di musica? Sì, perché naturalmente il nostro intento non è quello di farti piangere, Paolo, e comunque nel senso penso che le emozioni alla fine vengano da sole, come immagino siano venute a noi preparando questo lavoro, e immagino anche a tutti quelli che lo guarderanno con noi adesso. Thank you.
you could tell the difference. Allora, abbiamo cercato di rivedere un po' tutto, Paolo, cioè dall'inizio, da quando eri bambino e poi ancora con i tuoi di bambini. La mia sembrerà una domanda banale, però rivedendo tutte queste immagini, che cosa rimane ancora più vivo nella tua memoria? Magari è qualcosa di recente oppure qualcosa che risale davvero al passato? Ma sai, ma al di là, diciamo, di tutte le vittorie che abbiamo ottenuto assieme, io credo che alla fine rimangano proprio i rapporti personali. Quindi ho conosciuto delle persone fantastiche, dei compagni che poi considero assolutamente amici, e delle persone che lavorano qua a Milanello, che mi hanno accompagnato in questa carriera, e mi rimarranno loro nel cuore, al di là, diciamo, di tutto quello che abbiamo vinto assieme. Certo, quelli sono i momenti più belli, di grande felicità, ma la quotidianità credo che sia la cosa che mi mancherà di più. Questo lavoro era, il motivo era Say Goodbye, realizzato a nostra Anna Molteni. Alcune delle immagini, delle sequenze le abbiamo tratte, il capitano se ne è accorto per primo, da Paolo Maldini il film, il lavoro sì. Del 2005, coordinato dal regista Meli, che insomma è un po'
una sintesi assoluta e importante di grande qualità della carriera del capitano. Allora,